Ragazzi, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di un nuovo Let's Play. Oggi giochiamo a Dead Space Remake, che dovrebbe essere una specie di Resident Evil spaziale o qualcosa del genere. Il primo non l'abbiamo mai giocato. Siamo arrivati tipo 5 minuti dentro. Però non mi ricordo niente, perché come dice anche Riccardo, come ti fa spaventare, veramente? L'abbiamo giocato per 5 minuti 15 anni fa, quindi non è che mi ricordo niente. Va tutto a pezzi. Siamo su un'astronave. Non mi ricordo proprio niente. Però mi ricordavo che era un poco diverso. E mi ricordavo, che questa era antipatica. Deve mancarti davvero. Non rifiuti un incarico sulla Ishimura, ma 6 mesi lontano con solo videochiamate sono duri. Facile. Siamo Isaac. Non ti biasimo. Isaac. Preferirei stare ad ascoltare la mia ragazza, che è mod blaterale di sicurezza. Persona avvisata, mezza salvata, Daniels. Lo dici. Ma ci possiamo muovere? Oh, ci possiamo anche muovere. Pensa 6 mesi a fissare quella roccia. Qua bisogna recuperare un indipendente, è il paradiso. Una nave. È uno dei giacimenti più ricchi della CEC. Qualcuno si sistemerà a vita. Ma dove? Laggiù. Confermo contatto visivo con la USG Ishimura. Una meraviglia. La più grande nave trivella della sua classe. E sono. Oh, il meteorite, il meteorite! Perché così buio? Dovremmo vedere le sue luci di marcia. Esatto. Cercherò di trovare la comunicazione. Qualcuno ci starà aspettando. Attenzione all'avvicinamento. Non corro rischi con l'orgoglio della CEC. Piano piano. Per questo frugavi nel mio fascicolo prima della partenza. Tracci gli accessi al tuo file. Analista informatica, è parte del lavoro. Quello è il capo, è il capitano, no? Questa è una scienziata. Lavori con i migliori, devi stare al gioco. Signore, siamo in comunicazione. E comunichiamo. USG Ishimura, qui squadra di supporto emergenze della USG Canyon. Davanti, Ishimura. Ishimura, mi ricevete? Rispondete. Sono morti tutti quanti, sicuro. Questo è tipo Alien. Hai mai sentito di blackout comunicazioni su una di quelle cose? Mai. Forza, rispondete al comunicatore. Che diavolo è? Sono gli alieni. Il sistema di comunicazione si è rotto. Forse un codificatore guasto. Io e Daniels lo sistemiamo in 48 ore. Ehi, avrai tempo per stare con Nicole? Sì, spero di sì. Morirete tutti. Johnston, portateci dentro. Legami gravitazionali attivi. Attracco automatico attivato. Perdo il controllo. Infatti. Legami in avaria. Siamo fuori rotta. Daniels! L'automatico non si spegne. Cazzo, siamo troppo veloci. Ci schianteremo. No, siamo morti, siete morti, ragazzi. Stabilizzatore di emergenza. Da, luce blu, potrebbe rallentarci. Ci sono. Abbassare gli scudi, tenersi forte. Gli scudi mi sa che è stata una buona idea. Ok. Merda, meglio di un collo rotto o peggio. Bel lavoro, Isaac. Per fortuna non abbiamo fatto niente. Ah no, gli abbiamo detto la luce blu. Aggiungi alle riparazioni. Chen, quali sono i nostri danni? Però io mi ricordo che era diverso l'inizio. Questi due si appiccicavano. Potrebbe andare peggio, ma non molto. Cerchiamo aiuto. Johnston, sulla Canyon. Ti mandiamo un medico. Gli altri con me.
Ma sono pure certo che i personaggi sono diversi, ragazzi. Cioè, abbiamo pure il casco diverso. Quel coso me lo ricordo che sta sul petto, che era quello schermo. Ho sempre pensato come fa a leggere lo schermo là sopra. Tab, scegli la squadra sicurezza. Ah, questo è inventario e tutto il resto, perfetto. Fa male. Andiamo, andiamo. Ho provato di peggio. Xlog. Ma questo stava pure sul primo. Vabbè. Andiamo, andiamo. Ma così qui, pure se si torna indietro, si trova qualche cosa? Vabbè, andiamo da quelli, va. Ragazzi, arrivo, il gioco però non ci fa correre. Ciao Roberto. No, no, sono sicuro che era l'uno che avevamo... Però era 5 minuti proprio che avevamo giocato. Al lavoro, Isaac. Ma questo è il ray tracing, questa cosa che si vede sotto. Quella lì, il tecnico informatico, si appiccicava col capitano, perché quello dava gli ordini, a quello a un certo punto ha detto metti gli scudi, che se non metteva gli scudi morivamo. Tanto vale registrarsi. Ma sicuramente è molto più bello graficamente, ok? Mm-hmm. È caricato pure la vita. Raccolta moduli cinetici e di stasi da ufficiale tecnico Jacob Temple. Posizione: errore, dipendente non trovato. È morto. Ah, qua wait here for security scan. Succede con la comunicazione. Aprire. Però questo ci doveva dire che dovevamo aprire, mi sembra. Ma guarda qua, è tutto scuro. Mi sa che l'hanno cambiato pesantemente comunque la cosa. Ce l'ho Dead Space 1. Poi dopo, domani lo proviamo un secondo e vediamo le differenze. Questo è un text log. Lo vediamo. Gli addetti alla sicurezza. Dove sono tutti? Sono morti. C'è pure la bambolina. L'ascensore è senza energia. Ah, Cristo. Quella console funziona ancora. Isaac, rapporto danni. Basta scherzare. C'era un tasto per fare il follow del X per trovare. Eccolo qua. Vedi? Eccolo qua. Ok. Sentite questo odore. Ho messo il gioco sull'SSD per evitare questi caricamenti. A posto, eh? Posto, questa è la console di comando. Caricare il rapporto danni. Oddio, quell'odore. Cos'hai trovato, Isaac? Merda. Comunicazioni, il pilota. Metà della Ishimura in avaria. Motore. Ma questi sono tutti due qua. Cosa potrebbe provocare danni simili? Gli alieni. Energia ripristinata, ventilazione attiva, l'ascensore sarà il prossimo. Rilevata anomalia pericolosa. Quarantena attivata. Un'altra avaria? No, i sistemi di quarantena sono a posto. Un momento. Sentito? Sì. Sì, sì, lo sento. Hammond. Oh, perché loro hanno i fucili e io no? Riattiva quegli ascensori. C'è qualcosa qui con noi. Oh! Wow. Questo è siete morti tutti quanti, ragazzi. Non mi dà nessuna cosa. Vediamo se possiamo andare pure noi. No, quello è bloccata. Shift per correre, finalmente ci fa correre il gioco.
No! E come facciamo? Corri, 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 corri! Corri, 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 corri! Qua esce un altro, esce un altro! No, no, sta dietro! Ah, ce ne sta un altro! Ma non era così scuro il gioco originale! L'ascensore, l'ascensore, l'ascensore! Dobbiamo attivare l'ascensore! Ok. Questo me lo ricordavo. Oh, grazie Andrea. Assolutamente, grazie tantissimo. E mo? Ci deve dare per forza quasi sicuramente l'arma. Ci deve dare una fetente di arma, sennò come la mettiamo nome? Qua no. Eccola qua. Taglia la malplasma, i loro arti. No ragazzi, questo qua non era così, l'animazione è troppo bella, guarda là, sono sicuro. Ok, vediamo che dice. Mira, tieni premuto. Premuto più ruota, spazio, ruota e proiettili. Ah, perché possiamo... aspetta. Ma purtroppo la memoria qua non ci aiuta tanto. Vabbè, tanto non fa niente. Poi possiamo dare anche la pedata e il pugno. Ok. Questo qua, basta rompere questo così, spandiamo il proiettile. Sblocchiamo. Questo, c'è uno che sta morendo. È morto. Gli arti. Ok. Spazio. L'unico problema è che abbiamo perso l'energia. Ricarica arma. C'era un modo per utilizzare le cose di energia. F. Ok. Questo è morto, ma lo possiamo picchiare? Sì. Ok, andiamo avanti. Ragazzi, Resident Evil 2 qualche urlo pesante lo abbiamo tirato. Qua sotto ci sta qualcosa, c'è qualcosa. Mannaggia la miseria, questo è fatto apposta. Ok. Forse è un po' troppo scuro. Non me lo ricordavo così scuro. Oh, qua c'è un'email. Attivare. Non è morto. Abbiamo sparato a quel bastardo proprio in mezzo agli occhi e non è morto. Tutti i registri. Gli ha attaccato braccio e gambe a forza di spari. Per Dio, mandate aiuto. Ok, qua ci sta tutto di tutto. Queste sono le missioni mettite in salvo. Ci proviamo. Questa è la mappa. Ma la mappa non è in 3D. E questo è l'inventario. Come facciamo a fare... a vedere gli oggetti, però? Così? Energia al plasma, sono... queste sono le munizioni. E questa è la lama. Solo che non ci abbiamo manco... Quando ricarichiamo tutti... tutto il coso. Ok. Kit medico. Scusa, però sono quattro i cosi del kit medico, esatto. Vai. Ah, e poi ci sta sempre X che ci dice dove dobbiamo andare. Abbiamo fatto mettiti in salvo. Isaac. Mio Dio, Isaac, ce l'hai fatta. Ma sono dappertutto. Jen è morto. Secondo me si due muoiono. Che cazzo sono queste cose? Quelli che ho visto. Alcuni indossavano le uniformi della Ishimura. L'equipaggio. Come diavolo è possibile? Guardateli. Dobbiamo raggiungere il ponte. Tra un migliaio di persone qualcuno ci sarà. Non possiamo, il trasporto è fuori uso. È tutto bloccato per la quarantena. Siete voi tecnici. Qual è il piano? Qual è il piano?
Un trasporto in avaria sta bloccando il tunnel e ostruisce il sistema. Ci pensiamo noi? Per annullare il blocco ne serve una di ricambio dal centro manutenzione. Ma si trova tutto dal lato di Isaac. Figurati. Date energia ai sistemi di riparazione. E Isaac? Sì. Nicole se la caverà. È un medico, no? Farà le scelte giuste. Sì. Sì, come sempre. Trova un posto sicuro. Tornerò presto. Oh, guardate, ma questo è tipo... Li metti in funzione i trasporti, ok? Guarda tutti gli obiettivi attivati, tab menu missione. Ok, trova la scheda dati. Trova la scheda. Localizza obiettivo. Ma scusa, ma non si può salvare? Ok. Slot salvataggio vuoto. Vedi tu? Perché ci abbiamo messo 15 minuti per arrivare fino a qua. Allora, vediamo se ci sta qualcosa. Questo qua? Energia al plasma, ok. Andiamo prima da questa parte. Proviamo la scheda dati. Questo qua... Per fare bene dovrei andare a spegnere la luce. Non la vado a spegnere. Ci per abbassarci? Non ci abbassiamo qua sotto. Ok. Kit medico. Risparmi munizioni sbremando gli arti dei nemici. Mira gli arti dei nemici per ucciderli in fretta, smembra i nemici per rallentarli, ok. Qua è dove stavamo prima, che è passato quello da quell'altra parte, quindi sta qua dietro. Guardate questi, tengono la... No! Mannaggia la miseria! Aspetta, ma mo se ci diamo il calcio a questo, lo distruggiamo. Ok. Questo attiva. Guarda qua, questo qua serve per attivare il centro manutenzione oppure il deposito stiva. Ma li posso attivare pure tutte e due, o uno o l'altro. Ma dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare da questa parte, quindi centro manutenzione, ricordiamoci. Abbiamo appena salvato, risalviamo. Buona serata Riccardo, buona serata. Ok, andiamo avanti, centro manutenzione. Isaac, non sparare alla testa di queste schifezze, non le rallenta nemmeno. Ok, l'unico modo è farle a pezzi. Ok, le gambe penso che... non lo so. Però non li uccide, si smettono solo di... Però se li diamo così, c'è solo uno dietro di noi. Oh, via. Mannaggia la miseria. Aspettate però, se... C'ho un'idea. Se li diamo alle gambe, sempre, forse è meglio che si giriamo così. Le ricariche sono da 6, questo qua è da 10, quindi vuol dire che quando ricarichiamo... Ma che è? Trova la scheda dati, vediamo se ci sta qualche altra cosa da quest'altra parte. Ma qua non si va. Quello là l'ho visto.
Ma possibile che dobbiamo uccidere tutti quanti così a questi? E per dare il pugno col tasto sinistro. Però se stanno per terra questi qua, no? È inutile dare il pugno col... il pugno. Ma non è che questa la scheda dati. Alimentazione assente. Ufficio del centro. Manutenzione. Oppure si possa... No, no, qua ci sono 400 crediti. Mannaggia la miseria! No, 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 no! Ricarica F, il centro del coso medico, lo teniamo. Mannaggia. Ora là siamo pieni di sangue. Siamo morti, ragazzi. Siamo assolutamente morti. Ci serve un minimo di energia. E dobbiamo andare pure dritti. Perché uno è uscito quel coso da qua mentre stavamo vedendo dove dovevamo andare. Ci deve dare un po' di energia, dai. Questo coso blu non serve a niente. Serve solamente per illuderci. Chiamo l'ascensore. Ricarichiamo 10 colpi. Ma se quasi qua non ci danno un po' di energia. Ok. Mannaggia. No! Ma questi sono proprio cattivi. Energia al plasma, sei colpi. Ma no, questo qua è lo stesso. Dalla manutenzione, luci e ascensori. E scusami, e come funziona mo questo? Trova la scheda dati, dobbiamo andare nella sala manutenzione, sostituisci. So che mo ci ha tolto le luci. E mo? E questa era la strada purtroppo. Ah, però teniamo. Ma qua mica erano due. Questo qua già l'avevamo colpito una volta, no? Ce ne sono due, ragazzi, ce ne sono due. No, 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 no. Questo è morto. Pure questo. Ok. Ma F? Niente. Ricarichiamo. Oh, ma questi sono proprio cattivissimi. Hanno fatto chiudere le luci. Mannaggia la miseria. Però con quello là abbiamo aperto il cancello. Questo esce sicuramente. Esce mo. Se si butta addosso. Non si è buttato addosso. Ho bisogno di... Questi vengono da dietro, sicuro. Eccolo là. E qua?
Ne sento uno là a sinistra, però non lo riesco a vedere. Adesso bisogna girare a sinistra e salire la scala, no? Ah, perché abbiamo aperto quella porta? Ok. Andiamo dritto, andiamo dritto, andiamo dritto, buttiamoci là dentro. No! Vieni qua. In testa non serve. Kit medico, lascia qua la scheda. Isaac, non possiamo restare qui a lungo. Quasi fatto. Trovato la scheda dati. Devo fare un okay. Trasporto. Ok, Daniels, occhio alla porta. Che porta? Qua sono un po' di roba. A me. No! Quella porta! Ma non è possibile quella porta! Come sto vedendo dentro gli armadietti? Questi chissà che servono. E qua non si può passare. Non si può passare. Ripara nano circuiti. Il terminale. Potenzia armi, migliora abilità degli armi. Sblocca nuovi potenziamenti e azzera potenziamenti. Ok. Tuta. Questo qua. Perché ci sta pure aria? Ok. Abbiamo preso un po' di salute. Scusa, però avremmo potuto anche potenziare. Quindi con i nodi si prendono i potenziamenti. Questa cosa qua, quando abbiamo giocato 18 anni fa, non ci sono proprio arrivato qua. Non capisco che cosa c'è scritto. Ok, abbiamo un po' di vita in più. Adesso dobbiamo ritornare indietro, immagino. Poi ci stava un mostro per terra prima. Ma quelli escono da là dentro, vedete? Ma giusto. Questo non si mette in pausa quando metto il coso. Insomma, dobbiamo arrivare in un luogo. Che è successo? Kit medico. Mamma, l'ho visto l'ultimo a tutto che veniva questo. Ce ne sta un altro che sta arrivando, però credo. No, siamo noi che quando camminiamo sopra lo schifo qua si sente. Vediamo un attimo il database qua. Cioè abbiamo un sacco di munizioni. Ok. Sta la scheda dati. Figurati. Il problema è che ne esce un altro. Ah, guarda, se diamo il calcio non possiamo usare. Ok. Kit medico, usiamo un kit medico. Se diamo il calcio, se usiamo la luce, non possiamo usare il calcio. So che dobbiamo andare da quell'altra parte, però. Non ci sta niente. Ma qua dove stavamo prima? Sì. Salviamo. Salva. Qua non ci dovrebbe essere quasi niente, perché da quello che ricordo io, da un salvataggio all'altro erano. Questo qua è morto sicuro. Era poco. Muori.
Qua invece è la camera, l'aria sicura, no? Sì, l'aria sicura. Qua non ci dovrebbe... Mappa. Usa la mappa per controllare la posizione dei nuclei e obiettivi importanti. Ok. Così. Installa la scheda dati. Scusa, ma come faccio... Qua ci sta una... Deposito stiva. Aspetta un secondo. Perché se non mi sbaglio... Dove l'avevamo trovata la cosa della... Comunque qua dobbiamo mettere la scheda. Ok. Scheda dati reinstallata. Errore. Perfetto. Trasporto danneggiato sui binari. Contattare immediatamente la manutenzione. E mo ci andiamo. Ma i tizi che fine hanno fatto? Questo è morto? Mannaggia la miseria. Che abbiamo trovato? La stasi rallenterà i nemici e gli oggetti veloci. Tieni premuto mira e ci usa stasi. Ah, ricarica stasi. C'è una avaria nella porta tra voi e il centro manutenzione. Potete sistemarla? No. Ho trovato un modulo di stasi. Se mi sbrigo, ci sono. Secondo me la stasi si vede sul costume dietro, che ci sono quei tre cosi. Ricarichiamo. Ok. Infatti adesso sono due. Il problema è che mo dobbiamo ritornare indietro. Ce ne serve uno. A meno che non riusciamo a trovare. Sostituisci il sistema danneggiato. Ricarica il modulo di stasi presso la parte di postazione consumando i pack di stasi nell'inventario. Ah, ok. Salviamo? Salviamo. Secondo me qua è tosta. Non c'è stato un salvataggio rapido, bisogna fare per forza così. Qua. Ricarica. Alimentazione assente, figurati. Secondo me dobbiamo andare là. Ah, dobbiamo andare di qua. Dobbiamo andare a mettere un attimo la corrente. Bagno. Inside the vents. Ha trovato qualcosa? Dentro il sistema di ventilazione, però non sono riuscito a capire che c'è scritto qua. Alien forse. We told per portare gli altri. Non ho capito che c'è scritto. Però le potevano tradurre in italiano queste scritte così. Ok, energia. Il gioco ci dà un sacco di proiettili comunque, ma ci dà pochissima vita. Proviamo a sparare un colpo? Adesso guarda, energia al plasma.
Allora, dobbiamo andare a sinistra. Ma pure qua è sbloccato. La riparazione dei trasporti. Ok, kit medico, questo è buono. Forse dovremmo dare i pugni, non li dovremmo distruggere così. Controllo pinze, pinza disattivata. Ok, nodi. Energia al plasma. Abbiamo un altro upgrade. Diamo un pugno. Ma no, non possiamo uscire da qua. Qua escono solamente nemici. Audio log. Benson a ponte tecnico. Avete un modulo di stasi? Serve subito alla manutenzione del trasporto. Il caricatore è fuso. Ho una vettura danneggiata sui binari e se tutto il sistema si blocca è me che chiamano. Qui Temple, modulo di stasi in arrivo. Che è successo al caricatore? Non lo so. Un sacco di roba è fuori uso e continuo a sentire... Quella è la pinza. ...fra gli ingranaggi dove non dovrebbe esserci nessuno. Capisci? Ti capisco. Riparazione e trasporto. Prima portare per riparare il trasporto, ok? Sistema di carico reinizializzato. Attenzione, malfunzionamento del caricatore. Contattare manutenzione. Collegare manualmente le pinze per avviare le riparazioni. Come lo facciamo a collegare manualmente? Aspetta. Crediti. Ricarica stasi. Ma non penso che con la stasi bisogna andare da questa parte. Controllo pinze, attivare. Ok. Ah, ok. Ah, ok. Abbiamo capito. Andiamo per questo coso, crediti. I crediti serviranno per comprare qualche cosa. Ma queste cose qua, se li rompiamo... Manca a dire... Che è so? Crediti. Quindi una pinza sta qua. Bisogna essere veloci. Una pinza sta qua. Ok, allora bisogna attivare... Prima questa. No! Ci sta pure uno dietro a noi! Due dietro a noi! Ok, ho capito come bisogna fare, credo. Allora. Ah no, l'abbiamo messa quella lì. Ok. Ok, dobbiamo mettere un modulo di stasi su quel coso. Caricatrice destra attivata. Ok. Sostituzione vettura danneggiata. A prendere. Ragazzi. Ciao Mastro Kane. Sì, Mastro Gioco non si può giocare. È troppo paura. È veramente spaventosissimo. Ricarica. Sta pure uno dietro. Vieni qua. Ma io non me lo ricordo. A parte che ci avevo giocato solo 5 minuti. Ma io vi giuro che non me lo ricordavo così spaventoso, perché sono sicuro che... Cioè, non ho più luci. Completato.
domani installiamo Dead Space 1. Perfetto. Ok. Quel trasporto aveva bloccato il sistema. Torno al comando trasporto. Dovrei trovare un passaggio fino a ponte. Bene. Fai presto. Continua a sentire rumori proprio sotto i nostri piedi. Chiamo un trasporto. Aspetta, come si fa dalla base? Chiamo un trasporto. Ricarichiamo pure la stasi. Ok. Ricarichiamo questo. Dobbiamo tornare esattamente dove stavamo prima. Basta. Ah, così poi dopo ci possiamo. Eccolo là, guardate. Stasi, ce l'abbiamo. Salviamo. Comunque non si può giocare la sera. Ma rompere sti cose secondo me non serve a niente. Non ho capito quel messaggio nel bagno, che stava dicendo. Dobbiamo giocare a destra sicuramente. Okay. Qua dobbiamo mandargli la stasi. Ok. Qua non esce nessuno, qua ricarichiamo. Qua. Dobbiamo ritornare. Ok. Tu sei poco spaventoso, bello. Oh, che c'è? Ci ho buttato. Siamo morti. Ma dai. Quello era poco spaventoso. Meno male che avevamo salvato. Ok, quindi questi qua che ci sono pure questi che buttano il veleno. Ok. Ragazzi, non potevamo finire la partita senza morire perlomeno una volta. Ma secondo me moriremo miliardi e miliardi di volte. Ok, ricarichiamo la stasi. Ah, aspetta, però se per esempio proviamo. Cosa mo esce il tizio? Esce esattamente là, non lo sappiamo. Carichiamo la stasi. Ok, vieni qua. Buttaci il veleno. Mannaggia la miseria. Ragazzi, abbiamo fatto. Perché adesso abbiamo chiamato il trasporto. Manutenzione completata. Contatto in corso. Via libera. Quelli là mo sono tornati. Prima non li avevamo visti però, eh. In arrivo al ponte di volo. Comando trasporto. Beh, mo se ne vanno, non ci aspettano. Siamo a bordo. C'è stato un urto, ma ora tutto ok. Dovete fare una brutta fine. Puoi accedere all'hangar. Le comunicazioni sono interrotte. Pronti al peggio. Qual è il piano? Tu e Johnston alla Kellion. Noi facciamo rapporto. Protocollo d'emergenza. Ma protocollo? Hammond, la gente muore. E non perderò nessun altro. Rispettiamo la procedura. Ce la faremo. Vedremo. Torna alla Kellion. Ma veramente? Aspetta, qua c'era un coso per salvare. C'era un coso per salvare. C'era il coso per aggiornare. Aspetta, che c'è qua? Apriamo. Energia plasma. C'era il coso per aggiornare l'armatura. Non stava qua. Là c'era il coso per salvare. Possibile che non stava qua. Qua c'è il coso per la scheda.
Forse no, questo qua serve solo per salvare e basta. Ok. E dove stava il coso per usare i nodi? Vabbè, sembra lo troviamo uno da un'altra parte. Andiamo da questa parte. Qua dovremmo solamente fare due corridoi, no? Le ultime parole famose. E il tizio, mo che arriva, la tizia anzi. Morirà malamente. Ma poi non c'era pure un ascensore che avevamo preso. Eccolo là. La mascia il tizio. Ricarichiamo. No, quello va a uccidere la ragazza. Non corriamo più, fermati. Dobbiamo stare attenti che se ci stanno quelli là che sparano il veleno, ci spezzano. Ricarichiamo. Qua è dove sono morti tutti quanti. O no? Sì, perché noi eravamo di qua a sbloccare il coso e poi dopo è venuto questo e siamo andati da questa parte. Isaac, siamo al ponte. Qui nessun superstite. Daniel, cerca di raggiungere il sistema di controllo. Puntate tutti su di me, non vi preoccupate. Qua dove abbiamo fatto l'identificazione. Ok. Ma la tizia sta ancora là, è viva. Vede, ci saluta pure. In che senso aiutami? Chiudiamo la porta, Isaac. Ok, abbiamo anche chiuso la porta. Controlliamo un secondo qua se per caso ci sta un modulo per potenziarci, ma secondo me non ci sta. Dopo andiamo anche là. Qua è tutto rotto. Isaac, mi serve aiuto. Ma vengo. Ci sediamo? Cos'hai addosso? È sangue. Ailey, ascoltami per favore. La Ishimura è invasa da dei cazzo di mostri. Non hai sentito nulla? Cosa? Non vai sistema di comunicazione. Isaac! Dobbiamo riparare la Kelly Onora. Ma questo non ascolta. Oh, sì, eccolo qui. Perché non riesce a camminare? È ancora ferita. Dovevo stare con te. Hai capito. Ok, rapporto danni. Perché non muore questo? Ancora ne arrivano. Ragazzi, qua siamo senza astronave. Isaac, che
cede laggiù. E la Kellion è distrutta. Ma guardate là, siamo pieni di sangue. Energetico si è sovraccaricato. No. La Kellion era l'unica via di fuga. No. Non perderò due persone per niente. Il sistema di controllo? Non va. Tutti i sistemi primari sono completamente bloccati. Troviamo il capitano Matthews. Traccio il suo rig. Traccio il rig, ma secondo me non trovi niente. Questo non ci fa da avanti. Ok, capitano Benjamin Matthews. Posizione infermeria. Stato deceduto. Anche il capitano. Dio. Isaac, dall'infermeria. Taglia per la sala manutenzione. Trova il corpo del capitano e il suo rig, con i suoi codici. Cos'è stato? Jane. Oddio, Emmond, scappa! Merda. Ok. Oh, guarda. Si può entrare, ragazzi, dobbiamo tornare dove stavamo prima. Ah, no, attenzione, ci sono diverse differenze, a parte che qua ci sono il boccale e quell'altro coso che si è aperto. Però adesso possiamo passare anche a sinistra, vedete? Prima da qua non ci potevamo andare. Aspettate un secondo, vediamo se questo ci distribuisce qualche cosa. Un caffè, niente. E queste ventole, chissà se si può fare qualcosa. Apriamo. Aspetta. Vediamo un attimo nell'inventario come siamo messi. Ci abbiamo... Ma scusami, come si fa a capire quanta energia possiamo ancora caricare? E ci abbiamo solamente un modulo di stasi. Andiamo a vedere il bagno, eh. Però questo bagno mi sa che... Questo è un bagno infetto. Comunque quando arrivano quelli da dietro non è giusto. Possibile che non troviamo niente. Gli specchi non funzionano. Diamoci un pugno. Non si rompa. $200 crediti. Qua c'è pure la musichetta. Il tizio che usciamo dal bagno. Chissà se questo gioco ci sta pure con la realtà virtuale. Ah no, questo è l'ascensore. Con la realtà virtuale questo qua muori direttamente. Ancora non c'è stato un ascensore che è uscito il tizio come si sono aperte le porte. È strano. Questa sarà una stanza sicura, più o meno. Sì, è una stanza sicura questa qua. Però non ci sta niente. Distributore, porta bloccata, qua c'è il negozio. Qua è dove sono partiti loro per salvare prima, vi ricordate? Vediamo che c'è. Negozio, questo è bloccato. Vediamo un negozio che ci sta. Ok, inventario e deposito. Aumenta la capacità di inventario a 18 slot e fornisce il 5% in più di corazza. Gel medico, ripristina una quantità limitata di salute, munizioni al plasma.
E questo è il nodo, ok, per potenziare la roba. A questi due non conviene prenderli, credo. Poi c'è pure il deposito. Che cos'è questo qua? È il nostro elmo. Tuta di livello 2. E questo dobbiamo prendere. Ma quanti crediti ci abbiamo? 4500, non ce la facciamo. Pure questo è buono. Questi due forse non sono tanto buoni. A meno che non siamo proprio disperati. Ok. Una cosa che però... Fammi vedere se qua dietro ci si... Vediamo un attimo la mappa. Però vedete, è abbastanza dettagliata la mappa. Leggenda. I pezzi di ghiaccio, che roba su? Oh, guarda qui! Questo camere esplorato e inesplorato. Ok, quindi questo è dove stiamo adesso. Tutte queste camere... Qua per esempio ci sta questa camera qua che non l'abbiamo esplorata. Però comunque ci torniamo, poi dopo la esploriamo. Poi non l'abbiamo esplorata. Questa qua, sapete dove stava? Qui è dove c'era il modulo di stasi, che poi dopo si saliva sopra. C'è anche cambio piano. Vedete? Qua sotto non ci arriviamo più. E sta esattamente... là fuori c'è quella stanza. Quindi bisogna usare pure la mappa. È importante. Oh, qua ci sta un'altra... Oh, perfetto. Ragazzi, ripariamo. Allora, adesso che vogliamo fare? Vogliamo aumentare la lama plasma. Possiamo aumentare il danno, la capacità, il tempo di ricarica. O cadenza di fuoco. Aumentiamo il danno, del 10%. Ragazzi, questo è... Poi dopo, appena facciamo i soldi, è la prima cosa che... forse però può darsi che la cosa più importante... Che è questo coso? Questo montacarichi. Ok. Ragazzi, io direi che per oggi ci fermiamo qui. Noi ci vediamo domani con una nuova puntata del Let's Play di Dead Space Remake. Ciao!